Ciao a tutti, oggi siamo andati in campagna per trascorrere qui 24 ore. Vi mostreremo un sacco di cose interessanti, penso che vi piacerà. Prima di tutto, andiamo a dare da mangiare ai piccoli anatrocoli. Mettiamo verdure e mangimi misti. E versiamo dell'acqua. Diamo da mangiare anche alle galline. E portiamo la capra al pascolo, in modo che mangi tutto il giorno erba fresca. Per non lasciarla scappare, la leghiamo qui. Con un panno umido, puliamo le sue mammelle. Mungiamo la capra. Ecco qui un'intera pentola di latte. Sopra un barattolo mettiamo un fazzoletto. E filtriamo il latte attraverso il fazzoletto. Abbiamo ottenuto 2 litri di latte di capra naturale. È ora di fare colazione. Per prima cosa accendiamo questa vecchia stufa. Mettiamo un bollitore caldo con un po' di acqua. Prendiamo della menta direttamente dal cespuglio. La mettiamo nel bollitore. E copriamo con un coperchio. Lasciamo bollire l'acqua. Tagliamo un paio di fette di pane. Sopra spalmiamo il burro fatto in casa. Prendiamo un cucchiaio di zucchero e lo cospargiamo sopra. Che buoni questi panini così dolci! Rimuoviamo il bollitore dalla stufa e riempiamo la tazza con tè alla menta. Colazione veloce per guadagnare forza per tutto il giorno. Sembra tutto così semplice: pane, burro e zucchero. Ma quanto è delizioso quando i prodotti sono tutti fatti in casa e con la massima qualità. Sapete perché le nostre nonne apprezzano così tanto il pane? Tutti conoscono il detto che il pane è la testa di tutto. Ora vi mostrerò quali sforzi è stato necessario fare per ottenerlo. Ogni villaggio che si rispetti nel suo giardino pianta il grano, aspettando la metà dell'estate quando maturava e le spighette si asciugano. Poi, insieme ai vicini, tutti prendono le falci. Hanno iniziato a falciare il campo. Le spighette vengono ammucchiate. Questo lavoro è molto complicato, specialmente quando lavori con questo caldo. Il campo è stato falciato e ci sono un sacco di spighe. Prendiamo 2 fasci di spighe e li torciamo tra loro per ottenere una corda. E con il suo aiuto leghiamo un grande fascio di grano. Si chiama covone. Stendiamo un telo e stendiamo i covoni su di esso. Per trebbiare il grano abbiamo bisogno di uno strumento speciale, un correggiato. Noi non ce l'abbiamo. Chiederemo a un nostro amico di costruirlo. Lui è Andrea. In fatto di strumenti fatti a mano, ne sa molto. Ciao a tutti! Quindi, per fare un correggio, la prima cosa da fare è pulire accuratamente i bastoni della corteccia. Fatto! Ora, con l'aiuto di questo trapano a mano, facciamo dei fori all'estremità dei bastoni. Ora prendiamo una lunga corda. La pieghiamo 2 volte e la facciamo passare attraverso il buco del bastone corto. Infiliamo il resto della corda nel buco. E stringiamo il nodo. Per l'affidabilità facciamo un avvolgimento attorno al bastone. Quindi infiliamo la corda nel buco del bastone lungo. Misuriamo la lunghezza della corda e avvolgiamo il bordo del bastone lungo in cerchio. Per fissare saldamente la corda, martelliamo un piolo di legno nel foro. Tagliamo l'eccesso e la catena è pronta.
Ora, con l'aiuto del correggio, è necessario battere il grano. Per fare questo, colpiamo bene le spighette in modo che il grano si separi da loro. Ora rimuoviamo tutta la paglia in eccesso. Mettiamo un secchio, raccogliamo il grano con le mani e iniziamo a versarlo dall'alto. I grani sono pesanti e cadono uniformemente verso il basso, mentre la buccia leggera viene soffiata via dal vento. Così abbiamo ottenuto un secchio di grano. Versiamo in un sacco. Lo mettiamo su un carro e ci saliamo anche noi. E via andiamo al mulino a vento. Siamo arrivati, proseguiamo a piedi. Entriamo e ci fermiamo appena fuori dall'ingresso. È necessario versare il grano nel compartimento più vicino. Dopodiché, al terzo piano, rimuoviamo il freno dal mulino a vento. Il vento inizia gradualmente a farlo girare. Gli ingranaggi giganti trasmettono la rotazione verso l'interno sull'albero. Tutti i meccanismi del mulino iniziano a funzionare. Al primo piano alziamo la serranda. Il grano scompare gradualmente e cade in un buco apposta. Chiudiamo tutto in modo che il grano non esca. Su questa striscia il grano sale su. Anche noi andiamo al secondo piano. Qui il grano entra in un setaccio speciale che trattiene tutta la spazzatura. Solo il grano puro esce. Apriamo la valvola e i grani già setacciati vengono versati nel sacchetto. Saliamo ancora più in alto. Versiamo il grano nel vano successivo. Ci sono delle macine dentro. Due di queste enormi pietre piatte che ruotano e schiacciano il grano con il loro peso, trasformandolo in farina. Sembra che ora la farina sia pronta, ma non proprio. Deve andare su percorsi a coclea, lungo i quali scende al primo piano e sul percorso viene setacciata. Alla fine, la farina pulita entra nel sacco. Ok, finalmente abbiamo la farina. Facciamo del pane. Ecco il lievito da schiacciare con le mani direttamente in una ciotola. Versiamo acqua tiepida. Aggiungere un paio di cucchiaini di farina e impastare. Aspettiamo che il lievito si attivi e continuiamo ad aggiungere la farina, un cucchiaio di burro fatto in casa. Aggiungiamo il sale in modo che il pane abbia il sapore più ricco possibile. Impastiamo con un cucchiaio fino a quando l'impasto non è denso e poi con le mani. Spargiamo sulla teglia una manciata di farina. Formiamo un ovale e lo mettiamo sulla teglia. Spargiamo un po' di farina sopra e facciamo dei tagli. Ecco, ci dirigiamo verso la stufa. È molto vecchia, veniva usata dalle nostre bisnonne. Accendiamola. Aspettiamo che il legno bruci e che la stufa si scaldi bene. Spingiamo i carboni ai lati. E mettiamo l'impasto a cuocere. Chiudiamo la stufa in modo che il calore non esca. Dopo mezz'ora tiriamo fuori la teglia con una pala. Guarda che bella pagnotta di pane è venuta. Penso che ora capisci perché il pane era considerato il prodotto più prezioso sul tavolo. Con tutto questo lavoro abbiamo sporcato la camicia. Una volta, per riportare i vestiti alla normalità, si usavano due strumenti, un ferro da stiro e una tavola da bucato. Strofiniamo la camicia con sapone da bucato. Poi la strofiniamo bene sulla tavola. Risciacquiamo. Strizziamo.
e appendiamo in modo che si asciughi. Mettiamo il ferro da stiro a scaldarsi sulla stufa, aspettiamo che si scaldi e stiriamo la camicia. Il processo è molto lungo. Vi ricordate il latte di capra che abbiamo munto stamattina? La panna è già salita in superficie. La raccogliamo con un cucchiaio e la trasferiamo in un barattolo. Se la lasciamo riposare diventerà ancora più densa. Con questa è molto facile fare il burro. Per fare questo è stato usato un frantoio come questo. Consiste in un barile, un coperchio e un bastone qui con una rondella alla fine. Versiamo mezzo litro di panna calda fatta in casa nel barile. Rimettiamo il bastone, chiudiamo il coperchio, iniziamo a montare. Dopo mezz'ora il burro è pronto. Bisogna versare acqua fredda così il burro sale in superficie. Lo laviamo con una mano. Copriamo una piccola ciotola con una garza. Ci spostiamo il burro. Pieghiamo la garza. Una volta tali prodotti venivano conservati in cantina perché non c'erano frigoriferi. Facciamo il formaggio di capra. Versiamo 2 litri di latte in una ciotola. Le galline hanno fatto 6 uova. Prendiamone 6 e rompiamole in una ciotola. Versiamo mezzo litro di panna acida fatta in casa. Saliamo e mescoliamo. Tutto il liquido viene versato in una brocca. Quando il latte bolle, versare piano piano. Allo stesso tempo mescoliamo costantemente. Non smettiamo di mescolare, cuocendo per 10 minuti. In una ciotola mettiamo un colino sopra una garza. Versiamo tutto il contenuto della padella. Prendiamo una garza e scoliamo il siero. Rimettiamo il formaggio nel colino e ci appoggiamo sopra una pressa. Prendiamo un cesto e a piedi ci dirigiamo verso la foresta per raccogliere funghi. Di recente ha piovuto. Quasi subito troviamo un fungo pinarello. Lo raccogliamo. Non lontano ne troviamo un altro. Li mettiamo nel cesto. Ancora un paio di volte abbiamo trovato altri funghi. Poi ci siamo imbattuti in una radura dove ne abbiamo trovati tantissimi. Quindi in mezz'ora abbiamo raccolto quasi mezzo cesto di pinarelli. Ne abbiamo abbastanza. Abbiamo deciso di cucinare una zuppa di funghi. Mettiamo un calderone pieno d'acqua sul fuoco. Puliamo tutti i funghi. Li tagliamo in piccoli pezzi. Li mettiamo a cucinare. Andiamo verso l'orto per il resto delle verdure. Prima dobbiamo prendere le patate. Per raccoglierle rapidamente usiamo il nostro cavallo. Prepariamo l'aratro. Una persona guida il cavallo e l'altra lavora con l'aratro. Una fila di patate viene estratta in 15 secondi. La mettiamo in un secchio. Inoltre dobbiamo prendere le cipolle. Le mandiamo nel secchio. Prendiamo delle carote. E un paio di teste di aglio. Abbiamo anche deciso di raccogliere un po' di aneto. Andiamo al pozzo. Appendiamo un secchio vuoto. E lo solleviamo pieno d'acqua. Tagliamo tutte le parti in eccesso e puliamo. Le spostiamo in un grande scolapasta. Riempiamo con acqua. Puliamo accuratamente le verdure. Ancora una volta. E sono pulite. Prima prendiamo le patate. Le tagliamo in piccoli pezzi.
Poi abbiamo bisogno di cipolle. Le tagliamo finissime. E le versiamo nel calderone. Resta da tagliare le carote. Le mettiamo nella zuppa. Saliamo. Mescoliamo. È pronta. Lasciamo raffreddare la zuppa gradualmente direttamente sulla stufa. Prepariamo l'ultimo piatto per il pranzo. Tagliamo il maiale a fette. Poi a pezzi. Prendiamo 3 patate, tagliamole a pezzi. Uno spicchio d'aglio schiacciato con un coltello e tritato finemente. Tutto questo va salato e pepato. Mescoliamo con le mani. Trasferiamo in una pentola di argilla. La mettiamo nella stufa. In meno di mezz'ora il maiale con le patate è pronto. Liberiamo il formaggio dallo stampo. Lo tiriamo fuori dalla garza. Tagliamo a fette. Anche il burro si è già raffreddato. Lo tiriamo fuori. Mettiamo la zuppa sul tavolo e la versiamo in una ciotola. Insieme beviamo il succo della nonna. Resta da mettere nella zuppa un cucchiaio di panna acida fatta in casa. Cospargere con aneto e dopo un duro lavoro finalmente pranziamo con piacere. Tutto è fatto in casa ed è molto gustoso. Penso che chiunque sia rimasto durante l'estate dalla nonna mi può capire. Prima di sera, con l'aiuto di un fazzoletto, leghiamo un bidone alla vita e andiamo a raccogliere le bacche. Per prima cosa abbiamo raccolto lamponi rossi maturi. Li versiamo in una ciotola. Raccogliamo il gelso. Quello della mia nonna è molto buono. Metta mi piace chi mangiava il gelso e poi rimaneva tutto il giorno con le mani viola. Il gelso lo mettiamo in un'altra ciotola. Mettiamo un po' di zucchero sui frutti. Li mettiamo nella stufa. Schiacciamo le bacche con un mestolo. Cuociamo la marmellata a fuoco basso facendo evaporare l'acqua gradualmente. Quando è pronto rimuoviamo dalla stufa e versiamo nelle ciotole. Manca qualcosa. Siamo andati da un vicino che produce miele, che ci ha venduto un barattolo di miele. Lo versiamo in una ciotolina e ci mettiamo il cucchiaio di legno speciale. Ora bisogna soltanto preparare le crespelle. Rompiamo 3 uova in una ciotola. Aggiungere zucchero, latte, burro e mescoliamo. Versiamo la farina e mescoliamo con una forchetta fino a quando tutti i grumi non scompaiono. Ci serve un impasto abbastanza liquido. Scaldiamo bene la padella. Versiamo mezzo mestolo di impasto e lo distribuiamo. Dopo un minuto giriamo. E dopo 30 secondi la crespella è pronta. Abbiamo fatto una montagna di crespelle. È ora di servire il tutto. Riempiamo un bicchiere di latte e ceniamo. Raccogliamo il miele sul cucchiaio e lo mettiamo su una crepe. Pieghiamo e proviamo. Queste 3 cose
Crespelle, miele e latte mi riportano alla mia infanzia. È meglio di qualsiasi cibo da ristorante. Spalmiamo la marmellata di lamponi su una crespella. Anche questa è fantastica. E la marmellata di gelso. Buona come quella al lampone. Spero che durante la visione di questo video abbiate imparato un sacco di cose interessanti. Scrivete nei commenti. Volete che faccia un altro video così? Se ci saranno un sacco di mi piace e commenti, vedrò che vi interessa e faremo un'altra serie di 24 ore in campagna. Assicurati di mandare questo video al tuo amico. Dopotutto ho speso un sacco di energie per questo video. Iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!